quanti paesi Jack Frusciante è stato pubblicato? Un miliardo? 24. 24 paesi, un successo letterario pazzesco, pazzesco. Ci sono oggi stamattina ne parlavamo, dicevo io con quel libro ci sono cresciuto, romanzo di formazione, cioè ognuno ha tratto da quel libro quello che si è identificato, diciamo, si è identificato. Però ecco, questo te lo chiedo perché a 30 anni di distanza tu riparti dove avevi lasciato i protagonisti. Sì, è successa una cosa strana. L'anno scorso per la prima volta dopo 29 anni che era uscito quel libro, all'inizio in 200 copie, poi diventò un caso più grande, ho letto Jack Frusciante è uscito dal gruppo. L'avevo letto parzialmente, fatto letture pubbliche, spettacoli, però non l'avevo mai letto dalla prima all'ultima pagina. Tu dici, come l'ho scritto, libro, ma non l'ho letto, certo. È più divertente leggere i libri degli altri, certo, che quelli, certo, che hai scritto, certo, te. L'ho letto, l'ho richiuso, mi sono spostato dal divano alla scrivania e tipo in trance ho iniziato a scrivere come poteva continuare la storia. Cioè qualcosa che per 29 anni non ti aspetteresti di fare, che all'improvviso diventa la tua ragione di vita, quella che ti butta giù dal letto, nel mio caso alle 6 e mezzo del mattino con già la prima frase della giornata in testa. Bravo, sei uno che lavora la mattina. Sai che la gente si divide in allodole. E l'allodola è quella che si sveglia la mattina? Adesso mi stai facendo una domanda per cui dovremmo chiamare un ornitologo, però io sono di quelli che adesso si svegliano presto la mattina. E gufi, no? Perché io sono, esatto, i rapaci, io sono esperta di uccelli. I rapaci sono quelli che invece escono crepuscolari. Ma poi scusa una cosa, hai mai incontrato un'allodola in discoteca? Appunto, mai. Quindi, perché la lodola si sveglia ma un presto. Uccello in generale in discoteca non l'abbiamo incontrato. No, infatti. È vero, il mondo si divide davvero in due categorie. Cioè, chi vive più di notte. Il cadiano, c'è il ritmo tuo. Vabbè, voi siete più giovani di noi, è che noi a una certa ora ci finisce la lucidità, quindi se non approfittiamo di quelle prime ore. No, io invece so che la ghiandola pineale, che sta proprio qua, il nostro terzo occhio, si secca e piano piano seccandosi non hai bisogno di dormire così tanto. Brava.